Amici di Pistoia Live, siamo a Ferruccia di Quarrata per un aggiornamento sulle condizioni dei fiumi pistoiesi dopo le abbondanti piogge e la neve sciolta a causa dell'abbassamento delle temperature di questi giorni, che ha comportato la piena appunto di vari fiumi e torrenti della nostra zona. In particolare ci troviamo qui a vedere la situazione a Ferruccia di Quarrata, in realtà, perché proprio nella parte quarratina della frazione si è richiesto appunto anche nel pomeriggio che fossero abbandonate alcune case o che si abbandonassero i piani più bassi per il rischio appunto di esondazioni. Anche altri torrenti nelle vicinanze, in particolare il Fosso Quadrelli di Olmi di Quarrata, ma non solo, il torrente Brana ed altri hanno fatto rilevare delle criticità che però fortunatamente sono rientrate nel corso del pomeriggio a causa soprattutto della diminuzione appunto e della fine appunto della pioggia. Adesso possiamo guardare le immagini più importanti, ecco, alcune anche senza dubbio paurose, che abbiamo registrato stasera. Grazie.